Benissimo, adesso che sappiamo quali accordi sono nel blues, dobbiamo vedere quali scale possiamo utilizzare. Per il momento abbiamo sempre e solo utilizzato la pentatonica minore, anche nota come la scala blues quando aggiungiamo la quinta bemolle, lì, la nota blues. Però possiamo anche utilizzare la pentatonica maggiore, che ci dà due diversi tipi di suoni. One, two, three. Quindi adesso, se siamo in un blues in la, possiamo benissimo utilizzare la pentatonica di la maggiore. Quindi dobbiamo andare con il mignolino sul la, che è qui sul quinto tasto della sesta corda, e suonare la pentatonica numero 5. Questo qui ci dà un suono molto naturale. Anche se a dir la verità, quello che veramente caratterizza il blues è l'utilizzo della pentatonica minore, che in questo caso viene chiamata la scala blues anche, dove adesso sul blues, che è un giro armonico maggiore, di accordi maggiori, tutti dominanti, ricordiamoci. Adesso utilizziamo una scala minore, ossia la pentatonica di La minore. Quindi andiamo con il primo dito lì su La e utilizziamo la pentatonica numero 5 di nuovo. Quindi prima utilizziamo la pentatonica numero 5 con il La sul mignolino. Quindi praticamente è la pentatonica di Fa diesis minore, ok? O La maggiore. Adesso invece utilizziamo la pentatonica di La minore, ossia di Do maggiore, in quanto la radice maggiore è qui sul mignolino, mentre quella minore è qui sull'indice, per questa diteggiatura. Quindi questa qui è la pentatonica di La minore, ossia quella di Do maggiore, perché Do è qui sull'ottavo tasto. E questo ci dà un pochettino un suono più blues. Mentre questa qui è un pochettino più diretta. Quindi i chitarristi blues utilizzano tutte e due le scale, spesse volte, allo stesso tempo, nello stesso solo, magari facendo un pochettino domanda e risposta. Così, per esempio. E quindi vanno avanti e indietro tra le due diteggiature. Non è strano vedere queste cose all'interno di un solo blues. Spesse volte troviamo anche che suonano un giro armonico, quindi un 12 ottavi con questa pentatonica, e poi per cambiare il tono vanno sulla pentatonica minore di La. E questa è una cosa abbastanza comune perché le due scale danno un suono diverso. E quindi possono essere benissimo intercambiate per dare varietà al solo. Ovviamente si può fare la stessa cosa con la pentatonica numero 3, dove abbiamo il La qui sul dodicesimo tasto, al che possiamo suonare la pentatonica di Fa diesis minore partendo da qui, perché ricordiamoci, adesso la radice di questa scala è sul quinto tasto e quella minore è qui e quella maggiore è qui sul mignolino.
Quindi mignolina ci dice che questa qui è la scala di la pentatonica di La maggiore, ossia di Fa diesis minore. Oppure possiamo anche utilizzare la pentatonica di La minore, dove andiamo adesso con l'indice sul La e suoniamo la stessa diteggiatura numero 3. E questa qui sarebbe adesso la pentatonica di La minore. O la diteggiatura numero 3, e anche qua possiamo benissimo intercambiare tra le due diteggiature. E questo è quanto per il momento. Mi raccomando, un consiglio spassionato: andate a comprare un centinaio di CD di B.B. King, Albert Lee, Gary Moore, tutti i grandi del blues, Eric Clapton, tutti quanti grandi, e cercate di suonare assieme ai CD DVD. Questo qui è un esercizio molto molto utile che io faccio anche attualmente. Poi una cosa importante è quella di prendere queste diteggiature, quella della pentatonica maggiore e quella della pentatonica minore, e di provarle allo stesso tempo. Ecco, esercitatevi, cercate di creare nuovi licks, così che diventa sempre più facile improvvisare una solo.